si poteva dare di più, ma come si dice in questi casi, gli assenti hanno sempre torto. Allo Stadio San Francesco è andata in scena una partita a scopo benefico tra rappresentanti del mondo dello spettacolo e calciatori che hanno fatto la storia della Nocerina. Il loro contributo non è mancato ed è stato emozionante rivedere dagli spalti vecchi volti, giocatori che non hanno perso la voglia di tirare a calcio ad un pallone e di indossare di nuovo il rossonero. Inutile fare l'elenco di chi c'era, sarebbe ingeneroso perché rischieremmo di dimenticare certamente qualcuno. Nazionale azzurri contro Nocerina, non sono mancati gol, la voglia di restituire il calcio che conta alle due nocere e soprattutto di mettere insieme una cifra importante per il comune di Accumoli, il piccolo centro della provincia di Rieti duramente colpito dal terremoto l'estate scorsa. Il racconto di una spettacolare serata nelle interviste raccolte dalla nostra troupe. Siamo veramente contenti, anche 8 mesi di distanza dal sisma, avere ancora l'Italia vicino per noi è molto importante. Ringrazio appunto l'amministrazione comunale di Nocera, la Nocera Calcio e anche la Fondazione Polito che si è data da fare, oltre alla Nazionale Artisti. Noi ancora siamo lontani dal territorio, purtroppo i villaggi provvisori non sono pronti, speriamo di poter rientrare da qui a fine giugno, metà luglio. Sono stati 5 anni intensissimi della mia vita dove il pubblico di Nocera si può dire che mi ha adottato, tanti bei ricordi, sono stato fortunato che in 5 anni insomma, abbiamo fatto una bella scalata fino alla C1 perdendo 2 playoff purtroppo contro l'Ascoli e la Ternana, però sicuramente tornare a Nocera per me è come tornare in un paradiso. Quel gol a Catanzaro. A Catanzaro. E lì c'è stata una situazione strana perché io non dovevo neanche giocare, perché siccome quell'anno ho avuto infortunio allo strappo quadricipite, lì durante la settimana mi era venuto fuori un risentimento. Poi in combinazione a Catanzaro c'era il Milan che aveva fatto una partita di Coppa Italia. Allora Bruno Giorgi, che ricordiamo tutti, purtroppo è in cielo e era una persona eccezionale, mi aveva fatto visitare dal dottor Monti, del medico del Milan, il quale aveva diagnosticato che avevo uno strappo che non era sistemato e non dovevo giocare. Poi il pomeriggio siamo andati al cinema, sai come si faceva una volta, poi siamo andati a riposare, la mattina mi sono alzato e ho detto mister, io mi sento che è come se fosse sciolto questa contrattura che avevo e ce la faccio. Siamo andati in campo, abbiamo fatto un quarto d'ora di riscaldamento, lancio eccetera e ho giocato. È bella questa rimpatriata per ricordarci, io Caserta l'ho vissuto 3 anni all'interno della città, non all'esterno. E all'interno della città mia moglie ne parla, è di Caserta, mia moglie ed io ne siamo stati entusiasti, lo siamo tuttora entusiasti. L'ultimo anno siamo stati a Vietri, sì, siamo stati bene in panoramica, ma non a contatto con i tifosi, che il clima nostro, il vivere è nostro. Io a Nocera tengo tutto nel cuore. Di Nocera io veramente ho lasciato il cuore, perché io ho fatto 2 anni da capitano in questa società e devo dire che la gente, non ho mai trovato un tifo caloroso, perché il tifo dei nocerini è tutto diverso dagli altri tifi. Io sono stato ad Ascoli, a Taranto, Cesena, Torino, ma il tifo molosso è tutta un'altra cosa, sono proprio attaccati alla squadra. Certo, loro vogliono sempre vincere, vedere di vincere, però purtroppo non è sempre così, però devo dire che io in 2 anni veramente mi hanno sannato dal primo all'ultimo minuto, quindi devo ringraziare i tifosi nocerini di questo. Penso che oggi parlando con Antonio, Bruno si diceva che neanche se uno ci avesse messo dell'impegno poteva costruire una squadra con dei giocatori così pazzi allo stesso tempo però professionisti come in quel caso lì. È una squadra completa, penso, in tutti i reparti. Peccato che non siamo riusciti a portare a casa una Serie B che secondo me era meritatissima, anche perché durante l'anno non c'è stata nessuna squadra, neanche il Lecce che ci ha messo sotto, perché questa è la verità. Com'è ritornare qua? L'atmosfera, sempre un'atmosfera bella, fa sempre piacere, vengo volentieri, sono molosso anch'io, quindi è una soddisfazione doppia per me. Un gol a quando? È un gol che rimarrà sempre scolpito nella mia mente, nella mente di tutta la città. No? Quindi
Fu un gol importantissimo, non so, ci permise di credere ancora in un sogno, poi purtroppo... E poi mi ricordo, ahimè, Andrea Nocerina, grazie anche a noi... Lì presi le botte, fu un momento un po' particolare, però insomma... Anche lì guadagniamo 3 punti importanti per quello che era la classifica di quel periodo, perché non navigavamo in buone acque. Emozioni forti, poi il campo è in ottime condizioni, quindi forse noi non siamo in condizioni giuste per fare questa partita. Niente, quella è la Nocerina più forte, quella là, secondo me, la tua. La nostra. Sì, diciamo che col passare degli anni ci sono state varie Nocerine forti. Quella... Io sì, credo che quella era completa e quindi sì, penso anch'io che era forte. A ritornare in questo campo c'è sempre una grande emozione. Il mio secondo cuore è qua. Grande veramente Robby. Nocerina è stata la mia partenza per la mia vita, per la mia carriera. Nocera è stata sempre una città calorosa e l'ha dimostrata anche oggi. Ogni volta che sono qua io è come se tornassi a casa, soprattutto qui adesso, a casa mia. Non riesco a descrivere quello che si può provare, le emozioni, ma sono molto simili a quelle di quasi 40 anni fa, quindi non ho altre parole, è meraviglioso stare qui con voi. Sempre bello rivedere dopo tanti anni la passione in persone anche un po' più grandi, quindi sono davvero felice. Diciamo che papà ti ha trasmesso il cuore, quindi quando si tratta di queste cose tu sei sempre presente. Io credo che noi persone, fra virgolette, un po' più conosciuti, dobbiamo rispondere quando ci sono queste manifestazioni. E io, grazie a Dio, cerco sempre di ritagliarmi lo spazio per rispondere. Sicuramente anche papà era così, è così, e noi cerchiamo di onorare il nostro cognome fino in fondo.